Signori, bentornati. Abbiamo cominciato una giornata di corsa perché il signorino si è svegliato in ritardo. E abbiamo una lunga giornata davanti a noi perché dobbiamo sicuramente riparare questa mazza da baseball che non va bene. Quindi prenderemo il tubo di metallo che abbiamo nella casupola, insomma, per ovviare a quest'arma rotta, quasi rotta. Abbiamo comunque un'arma di riserva che è questo manganello. Dobbiamo trovare velocemente una macchina per andare a trovare le sigarette al signorino e l'accendino al signorino. E quindi, insomma, sarà una giornata abbastanza piena questa qui. Abbiamo livellato. La dovremmo provare a non perdere altre trasmissioni. Quindi proviamo. Tutto riempiamo. Bottiglia vuota. Questo. Sandwich con burro d'arachidi. Mangia. Tiro un morsino a questo sandwich. E andiamo a cercare nelle case vicine qualcosa. Allora, di solito quando ci sono parecchi zombie nelle case si nasconde qualche cosa. Gli mettiamo vediamo di non usare le armi. Allora, questo lo smontiamo. Smontare orologi fa aumentare l'elettrico. Allora, questa era secondo me quell'altra che era dentro. Con me le carni le prendiamo perché ci possono servire. Bevi. Riprendiamo le tende. Le tende. Allora, patatine per terra le prendiamo. Patatine per terra le prendiamo. Cardone ci possiamo cucinare. Questo dovrebbe insegnare a cucinare, forse, mi sembra. Boh, aumentare la cucina. Non c'è niente. Patatine le prendiamo. Vino rosso lo prendiamo sempre per cucinare. Questo va bene. Qui dentro niente. Prendi tutto. Prendi tutto. E prendi tutto. Allora, di solito quando ci sono le armi sono
nascoste dove c'è roba da mangiare. Non c'è niente. Vediamo un po'. Questo è un 1, perfetto. Questo perfetto. Qui c'è un lenzuolo che ci serve. Un altro lenzuolo che ci serve. Ottimo. Vitamine che ci sono perché questo è sempre stanco. Altre tende. Che mettiamo qua dentro. Mangia. Mannaggia, non c'è niente. Ho dato un po' di libri e un po' di tende, però. Ah, un'altra tende è qua, guarda. Allora. Aggiungi tela. Chiudi tempo. Perfetto. Qui è chiuso, qui è chiuso. Tocca farlo da fuori. Allora. Allora, posizioniamo la tenda qui. Poi, questa va chiusa. Quindi qui abbiamo le tende messe. Allora, io dormivo di qua, qui la tenda c'è, l'altra camera da letto, le tende ce l'ha, quindi queste tende per ora le mettiamo qua dentro.
Allora. Ora andiamo in cucina. Mettiamo il cibo in congelatore, questo e questo in frigorifero e questo in congelatore. Poi questo e questo mettiamo qua dentro. Questo li mettiamo qua. Pomodoro nel frigorifero. E roba per cucinare, poi la mettiamo qua dentro. Questa roba che abbiamo qua la mettiamo qua dentro, questo lo mettiamo qua, questo lo mettiamo qua, questa la mettiamo qua e la videocassetta, perfetto. Andiamo in un'altra casa. Che c'era? Questa qua sopra che ha una... In giardino c'è questa rimessa. Buono, c'è il generatore. Perfetto. C'è un altro tubo d'alluminio che mettiamo qua dentro che ci potrà servire. Questo sappiamo che qua. E ce lo segniamo. Il generatore lo mettiamo col fulmine. Ecco qua. Sembra che ci sia qualcuno in casa. Anche fuori. A posto. A posto. Mamma mia. Vabbè, approfittiamo.
Allora, se ci sediamo. Sentiamo anche la trasmissione. Abbiamo preso anche il livello di carpenteria. Vediamo un po' che casino è successo. Quell'allarme. Al nostro zombie regaliamo anche la lattina vuota. Ok, uno è qui. Un altro è qui. Qui hanno sfondato la porta. Questa malina. Vabbè, alla fine sono solo tre più quelli che saranno dentro. Ragazzi, ma nessuno che fuma? Vabbè che fa male alla salute, ma tanto siete già morti. Mannaggia, mannaggia. C'era già prima, secondo me.
Qui abbiamo tazza, prendiamo tutto, teglia da forno. Vediamo un po' cosa c'è qua dentro. Qualche libro. Un'altra penna blu. Niente. Qui c'è una buona torcia che male non fa, ma noi la torcia l'abbiamo messa qua dentro, così come le sigarette mettiamo qua dentro. Un po' di vista cruciverba. Mamma che stanza brutta. Oh, la bicca. La bicca multicolor, quindi ci dà possibilità di mettere note multicolor. Il nostro omino è sempre più esaurito. A mettere un po' di X, va. Cominciamo a mettere un po' di X. Allora, di tutto facciamo con marmellata. Finché è fresca sta roba preferisco usarla perché tanto poi dentro ci mettiamo la nostra bella scodella vuota, la pentola con acqua la mettiamo qua dentro, la teglia la mettiamo qua e adesso cominciamo a mettere a posto il cibo. F2. Tutta sta roba la mettiamo qua, questo lo mettiamo qua e questo lo mettiamo qua. Ok. Ok.
ci mettiamo la roba fresca, la pera in frigorifero, fragole in frigorifero, poi 1, 2, 3 in congelatore, citrullini in frigorifero. I cereali che ho qua dentro, poi vasetto mettiamo qua, dentro ci mettiamo l'altro pomello, ci mettiamo il cardine che abbiamo qua. Allora, riprendiamo il libro che abbiamo lasciato, ci sediamo e ci mettiamo a leggere, anzi, prima mangiamo. Adesso ci mettiamo a leggere quest'oretta. Lui finisce il libro. Ci vediamo un altro livello di qualcosa. Questo libro lo rimettiamo a posto. Mettiamo un po' di X. Allora. Questa l'abbiamo visitata, questa l'abbiamo visitata, questa sono le fiamme, eccole qua, questa ha preso fuoco e dobbiamo fare un po' di pulizia tutto intorno. Quindi volevo chiudere qua e qua e così abbiamo tutto questo quartiere praticamente a nostra disposizione. Questa parte qua. Sì, c'è da chiudere anche questo pezzettino qua, però bisogna trovare prima un'accetta da qualche parte. Ora mi sembra che qua sotto c'è un'altra casetta, un'altra casetta degli attrezzi, casetta degli attrezzi, in questa casetta qui in basso. Comunque macchine zero ragazzi, incredibile. Vedo questa zona ne ha sempre di macchine. Eccola qua. Se si usa il camminaverso invece di vai, invece di camminare, si evita che il personaggio si faccia male. Sì, graffi, cose così. Ottima casetta vuota. Qui c'è un signorino. Signore, scusi, c'è mica da accendere. Non ha da accendere, sì, il signorino. Sempre tutto, prendi tutto, questa la abbelliamo noi,
su qualcosa di più buono. Signorino, ci sono dei passi di qua. Mamma mia. Quanta violenza. Quanta violenza! Ah, lì sotto c'è una cosa del gas che possiamo prendere. La bomba del gas. Allora. Sartoria per negati. Io sartoria sinceramente non sono mai riuscito a farci niente con la sartoria. Anche online. Allora, facciamo così, scusa, eh. Impugna secondario. Allora. Vediamo un po'. Torcia. Comunque. Casse con dentro. Parti elettroniche. Meccanica 2, questo è molto comodo, mi servirebbe l'1, però va bene. Questo mettiamo qua dentro, signori, stiamo quasi finendo la giornata. Qui nessuno fuma, nessuno deve accendere un fuoco, nessuno deve fare niente in questo quartiere.
Scusatemi l'interruzione, ma c'è stato un problema elettrico in tutta quanta la strada. Infatti che il gioco sta scattando perché il notebook è andato in modalità risparmio energetico. Questa partita è un po' dannata. Sta veramente scattando tantissimo, perché siamo ancora senza corrente in tutto il quartiere per via del caldo, suppongo, che hanno acceso tutto l'aria condizionata o qualcosa. Io, nonostante abbia pannelli solari, purtroppo non posso usufruirne, perché quando la rete è giù, purtroppo i pannelli non possono funzionare. Comunque, vabbè, questa ultima parte, meno male che era finita la giornata, quest'ultima parte di puntata, in qualche modo l'abbiamo tirata a fine. Ora andiamo a lasciare la roba a casa. Guardate come scatta sta cosa. E quindi ora vediamo se c'è roba fresca, così mi vado subito a letto, sennò sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dentro purtroppo è anche difficile giocare in queste condizioni perché non riesco a selezionare bene le cose. Vabbè, allora andiamo a dormire e poi chiudiamo la registrazione, perché purtroppo così non è possibile giocare. Lagga troppo, scatta troppo e questa cosa non va bene. Per questo tipo di gioco non è sano, ecco. Ok. Dormi e noi ci vediamo al prossimo episodio.